appena soffro la domenica steso sopra un libro del Dams. Cambio di programma, voglio donne per il doma sopra un tavolino di un pub. Credo di essere già abbastanza fuori per brindare con tequila, white paper, gin tonic, credo che non ce la fa, birra volontà, tutti insieme al bar. Grave, grave. Sì, ho capito. Un'emergenza assoluta in che senso? Ma te l'ho detto, nel senso che questa epidemia di influenza ha decimato tutta la squadra. Beh, certo, mi rendo conto che adesso per te giocare da titolare è una bella responsabilità. Poi domani sera c'è la semifinale. È un traguardo storico. E non abbiamo più riserve, anche lo zoppo si è ammalato. Un bel problema, ma io di calcio non ne capisco niente. Non vedo perché mi racconti questa storia triste. Stefano, ti prego. Tu sei l'unico che può fare la riserva. Ivan, ma io non so giocare. Ma non devi giocare, devi solo scaldare la panchina per fare numero, non è difficile. L'ho fatto per anni io. Vabbè, dimmi una buona ragione per cui io ti debba dir di sì. L'amicizia. Il mio CD portatile. Dai, quando si gioca? Ragazzi, uè. Mi sono innamorato. Tu innamorato? No. Perché non è possibile, non sono un essere umano anch'io. Biologicamente parlando, sì. Vabbè. Comunque, per la prima volta nella mia vita penso di aver incontrato il mio ideale di donna. Ma cosa c'è Pamela Anderson a Bologna? Ma che Pamela Anderson? Sto parlando della donna più dolce, più sensuale che abbiamo incontrato, veramente. Oh, la madre dei miei figli. Oh no, povere creature. Scusate, c'è qualcuno qua che conosce il numero del telefono azzurro? E poi Susi, è così matura, ecco. Matura? E allora come fa a stare con te? Classica sindrome da croce rossina. Sì? Ciao Rosario. Certo che te lo confermo. D'accordo. Ciao. Allora? Allora ci vediamo stasera. No. Allora ci andrai a letto? Non ancora. Se non ci vai ti tolgo il saluto. Anch'io. Anch'io se ci vai. Ma scherziamo. Bea, sì. Quando le campane dell'amore suonano, vanno assecondate, capisci? E voi non potete capire. Vedete, io con Susi voglio condividere ogni momento importante della mia vita, no? E poi lei è l'unica che ne so, che mi capisce, che mi può aiutare nei momenti difficili. Mattia. Susi! Susi. Ragazzi, vi presento Susi. Ciao. Ciao. Noi scappiamo perché deve stare a casa per le 11. 10:30. Oh. Oh, c'è il padre che la marca stretta. E fa bene. Ci vediamo. Ciao. Ma dai, ma ci avrà più o meno 16 anni. Ma anche meno. All'amore non si comanda, però. Ma al testosterone sì. Ivan, che fai? Non mangi? È che c'ho la partita stasera. Bisogna tenersi leggeri. E vale anche per te. Non lo so, Ivan, cosa vuoi che faccia? Vomito? Ivan, che succede? Che cos'hai? Niente, perché? Sicuro? No, che stavo pensando a una cosa.
Dai, di su. Se io ti dicessi che non ho ancora voluto fare una certa cosa, tu che cosa penseresti? Che non l'ho ancora voluta fare perché non la voglio fare o che non l'ho ancora voluta fare però la farò? Ma ti riferisci a Bea che non è ancora andata a letto con Rosario? No! E allora che cosa? Figurati. No, mi riferivo a... Cioè io vorrei giocare in attacco ma non l'ho ancora detto all'allenatore. Se non gliel'hai ancora detto è perché non sei ancora pronto per cambiare ruolo. Un po' come Bea e Rosario, no? Certo. Se non fosse per quella ancora... Che ti devo dire? Ultimamente sono proprio di meno, non lo so. È un po' un periodo così, svogliato, un po' come è successo ai Queen, capito? Non... I Queen? E chi sono? Quindi We are the champions. Queen, il gruppo di Freddie Mercury, non ti ricordi? Veramente no. Era nell'epoca dei Beatles. Oh, proprio nell'epoca dei Beatles, sì. Un po' più. Ciao, fratello. Che ci fai qua? Oh, niente, sto con Susy. Susy, lui è Leo, mio fratellone. Ti ho parlato un sacco. Ciao. Ciao, ciao, scusate un attimo. Ho capito, ho capito. Dov'è la sorella? Dai, Mattia, smetti, la conosco lo schema. Accompagni la sorellina e poi tac! Ti fiondi sulla sorellona. No, Leo, non ci siamo capiti. Io e Susy siamo proprio insieme, capito? Cioè, non lo so, siamo benissimo insieme, mi dà carica. E poi non lo so, io la amo, veramente. Oh, ma quello è il minorenne. Ti arrestano! So quello che faccio. Vai tranquillo. Lo sanno anche i genitori? Eccoci, ciao. Ecco. Ciao. Allora, lui è Manolo, è il nostro portiere, detto Scevola. Ma scusa, perché hai detto Scevola? È perché parla solo con la sinistra, con la destra è una pippa totale. Ah. Lui è Enrico, il nostro capitano, Baresi. Ma scusa, Baresi perché gioca come lui? No, perché c'è un figlio di colore. E lui, eccolo qua, è Aldo, il nostro bomber. Detto sì. Anna. Anaconda. Scusa, perché hai detto Anaconda? Indovina perché. Ah, sì. Tu sei Stefano? Sì. Detto... non ce l'ha. Qua ognuno c'ha il soprannome. Spadino! Ecco chi sei, Spadino! Spadino, Spadino forte, sì. Il tuo soprannome qual è? È buono, me lo ricordo. Bene, Spadino, il Poncio non è potuto venire. Si è beccato l'influenza, quindi... Dovrai giocare dal primo minuto. No, come dal primo minuto? Io Mister, mi perdoni, ma non mi sembra una buona idea, perché lui non ha mai giocato a pallone in vita sua. Piedi storti. Che vuoi, giocare 10 contro 11? Già, già. Dai, ragazzi, dai, su, si comincia, vai. Cambiatevi, va. D'accordo, sì. Piedi storti, eh? Come mai? Oh, la porta degli avversari è quella dove non c'è Scevola, mi raccomando. Sì. Ma smetti di guardare Anaconda. E poi che mi becchino che ho portato un amico gay. Ragazzi, basta scherzare. Sì. Andiamo. Mi raccomando, non passare mai la palla a quello col fischietto. Perché? Bravo, bravo. Bravo. È stato grande, capo. Oh. Complimenti, ottima partita. Grande. Grazie. Oh. Grande Spadino! Un fenomeno! Ma davvero non avevi mai giocato prima? No, davvero. Un talento naturale. Se ci fossi stato tu al posto di Del Piero avremmo vinto gli europei. No, non esageriamo questo. L'ho portato io, mister. Piedi storti, che ti dico sempre? A parte i piedi non sei niente male. Questo ti sembra un buon motivo per non aver dormito da lui? Già, magari una volta lì cambiavi idea, dai. Vabbè, comunque, lui non me l'ha chiesto, quindi il discorso è chiuso. Guarda, Beth, cioè tu non sai quanto ti capisco. Anche il mio amore per Susy è proprio pieno di ostacoli.
Cioè, tu pensa che questa poverina, se non rientra a casa entro le 11, quel cerbero del padre non la fa uscire per 15 giorni, ma... Se mia figlia uscisse con te, anch'io la legherei a letto. Ma non ti preoccupare, che quello già ci penso io. Vedi, allora fa bene a tenerla d'occhio? No, non hai capito, questo è proprio ossessionato. Cioè, il padre non la fa neanche studiare con gli amici, capito? In più, cioè, tu pensa che cosa ha combinato con la moglie? Ha iniziato a farla pedinare da dopo che si sono sposati, dopo la luna di miele. Mica scemo, eh? Allora non capite proprio? Cioè, questo è un uomo che mi sta distruggendo la vita e voi non capite. Fate finta di niente. Ragazzi, io senza Susi non campo. Già, ma poi, vedi, Susi con tutti i compiti che le daranno, io non credo poi che può dedicare molto tempo a te. Per non parlare poi della raccolta di figurine. Cielo, manca, cielo, manca. Bello, qua se c'è qualcuno che ancora sta facendo la raccolta delle figurine, quello sei proprio te, capito? L'album dei mondiali non è una raccolta di figurine. È un modo per tenerci aggiornati sui calciatori stranieri per la strada del fantacalcio, per favore. Mattia, ma davvero non ti rendi conto? Ma di che? Della differenza di età. Ma senti che parla! Porca miseria, vai a letto con uno che potrebbe essere tuo padre. Beh, non c'è ancora andata a letto. No, no, vero, vero. Cioè, veramente, c'è una cosa da non crederci. Belli, io ve lo dico, tra me e Susi ci sono 8 anni di differenza. Tra Bea e il nonno ce ne stanno almeno il triplo. Già, ma almeno Bea è maggiorenne. Vabbè, peggio per lui. Ma cosa vuoi dire? Niente, te lo spiego un'altra volta. Comunque, il problema mio è un altro. Io stasera devo andare a vedere un concerto, però siccome finiremo tardi, io non mi voglio ritrovare il padre sotto casa, capito? Un concerto? Di chi? Backstreet Boys! No, scusa, in Guatemala lo Juventude gioca con un modulo 3-3-4. Ma ti rendi conto? Cioè, gioca con 4 attaccanti. Stefano, guarda che non occorre ancora ti documenti su tutti i moduli esistenti sul globo, eh. Dovevi solo fare numero per la partita di ieri. Senti, fare numero? Se non era primi ai gol, voi non ci andavate in semifinale. E te ne siamo molto grati. Però stasera c'è la partita. Chi vince va in finale, non so se mi spiego. Traguardo storico. Ecco. Ora, non vorrei che tu te la prendessi a male, ma il Poncio è guarito. E sarà lui il nostro fantasista, non tu. Già. Pronto? Uè, mister! Siamo pronti? Sì, è qui. Ora glielo passo. Pronto? Salve, mister. Beh, ha avuto anche un po' di fortuna, sì. Sì, sì. Stasera? Ma certo, ma d'accordo. Sì, sì, a stasera. Grazie. Pronto? Ma che ti ha detto, eh? Che ti ha detto? Niente, il mister vuole che giochi anche stasera. Il Poncio ha avuto una ricaduta. Non proprio. Gioco al posto tuo. Che cosa? Chi vince va in finale, traguardo storico. Io ti odio a te. Fra, mi sa che hai ragione Mattia. Rosario è troppo vecchio per me. Bea, niente scuse. Cioè, da quando hai lasciato Giorgio hai visto un uomo nudo soltanto sul libro di anatomia? Sì, ma non è così facile trovare qualcuno che ti piaccia veramente. Appunto, ora che ce l'hai tu vuoi lasciar perdere tutto? Da quand'è che non compri più biancheria intima? D'accordo, d'accordo, io vado. Non voglio vederti fino a domani mattina, intesi? Vabbè, ma dipenderà anche da lui, no? Ragazze, qualcuno ha visto le mie mutande rosse di seta molto sexy? Te le restituisco domani? Grazie, ciao. Dai, ma non fare quella faccia, siamo in finale. Sì, sì. Hai pure giocato.
Non gioco, ho giocato gli ultimi 5 minuti solo perché tu sei uscito per infortunio. E vabbè, dai. Come andiamo, Spadino? C'ho il ginocchio che sembra un melone. Speriamo che tu ce la faccia, altrimenti sarà dura senza di te in finale. Ma per quello ci sono sempre io. Appunto. Ti volevo anche ringraziare per il suggerimento che mi hai dato. Giocare con 4 attaccanti penso che sia stata la svolta della partita. Era l'unico modo per scardinare quel tipo di difesa. E poi la tua intesa con Anaconda, perfetta. Lo sai che ormai è il nostro terzo appuntamento? Davvero? Non me lo ricordavo. E mi diresti allora di fare quel famoso weekend insieme? E dove? Decidi tu. Per favore faccio io questa volta. Non se ne parla nemmeno. Vorrei dire che quando sarai veterinaria avrò un bonus di 3 cene pagate, va bene? D'accordo, Rosario. Passiamo la notte insieme. Va bene. Andiamo da te? Da me? Ah, sarebbe fantastico, ma... Ma? No, niente. È così che da quando ti frequento mi sento ringiovanito nei 20 anni. È come se fossi tornato studente. Ma dai, così mi fai sentire come un lifting. Perché non andiamo da te allo studentato? Ma veramente... Siamo o non siamo all'università? Bello, eh? Cioè, stupendo, bellissimo. Che ne so, non ho mai visto una cosa così bella, ma... Davvero? Ma sì, perché che ne so, c'era tutto sto palazzetto pieno di gente, capito? Poi c'ero io lì che ero... Cioè, un po' più vecchio ero nel mezzo. Vabbè, dai, non si vedeva tanto. No, eh? Ma perché mi davano tutti del lei? Adesso che si fa? E che si fa? Col padre che c'hai, mi sa che è meglio se ti porto a casa. Andiamo, dai. Disastro. Ho detto alla mamma che dormivo da Monica. Ah, e abita lontano Monica? Vieni da me. E che ogni tanto... Ops. Questa è mia madre, il solito controllo. Pronto, mamma? Sì, sì, è stato bellissimo. Sì, sì, sono appena arrivata a casa di Monica. Sì, è qui. Ok, ti passo suo padre. Ciao. Ciao. Parlaci tu. Buonasera, signora. Sì, salve, molto piacere. No, stavo giusto appunto versando della chamomilla alle ragazze, sì. Come dice? Una voce molto giovanile, grazie, grazie. Sì. Anche lei, complimenti, veramente, sì. Va bene, allora mi saluti suo marito, eh? Allora, arrivederci. Manca la vita tua madre, eh? Terribile. Va bene, andiamo? Andiamo. Sì, va. Questo Arsenal, Non è male. Senti, tu mi sa che il ginocchio ancora ti fa male, eh? No, come no? Guarda che io stasera ci sarò, eh? Ma che sei pazzo? Dove vai? Sì, vedrai. Guarda che tu pensi di essere guarito, ma se rigiochi rischi una ricaduta. Come Ronaldo. Ivan, io sono guarito, eh? Ma sei guarito, eh? Sì. Come puoi vedere? Faccio così? Fa male? Così? No. Così? No. Oh, yeah! Lo vedi? Beh, sì, se fai così... Ma quello è un test. Uè, Ana! È Anaconda! Come è malato? E ora? Ma che sei scemo? Ah. Sì, ora te lo dico.
Ciao, ti faccio risapere, ciao. Era Anaconda. Beh? Il mister si è ammalato, anche lui vittima dell'influenza. No, e adesso? I ragazzi chiedevano se volevi prendere tu il suo posto. Come allenatore? No. Ma d'altronde abbiamo vinto grazie ai tuoi schemi. No, non me la sento, dai. Ma vuoi mettere cosa vuol dire allenare? Distribuire magliette a dei ragazzoni con un fisico scolpito e due glutei di marmo. D'accordo. Ma vai! Allora, gioco. È stato bellissimo. Già. A parte quando ti ho dovuto insegnare... Come... Ciao. Ciao. Beh, adesso è meglio che vada, altrimenti rischio di saltare la prima ora. Vabbè, non c'è problema, faccio una firmettina io, sono giustificazione. Scordatelo. La firma di mio padre è un geroglifico. Sì, eh? Non me l'avevi detto che tuo padre era straniero? Ma che casino hai fatto stanotte? Io? Io pensavo fossi stata tu. Cioè, se non sono stata io... E nemmeno tu? Allora vuol dire che... Buongiorno. Ciao. Bea, non mi dirai che... Grande, finalmente! Beh, adesso speriamo che non nevichi per un'intera settimana, eh? No, le previsioni davano sereno. Salve. E ora devo proprio andare. Ok. Ma vai via subito? Subito no. Papà! Susie! Guardala dal punto di vista positivo, no? Che ce n'è uno? Beh, certo che sì, l'hai scoperto subito. Pensa se fosse andata avanti ancora per un po'. Certo che gli uomini ogni tanto sono proprio degli stronzi. Più che ogni tanto. A parte i presenti. Ultimo. Senti un po', ma la minorenne? La minorenne è passata. Come un'influenza. Il padre l'ha rispedita al collegio delle suore. E lui dov'è che si è spedito? Il più lontano possibile, spero. Ben detto, Bea. Quel tipo non ti meritava. Inizio a pensare che non mi meriti nessuno. Ma no, Bea, non dire così. Ma là fuori ci sono milioni di ragazzi che non aspettano altro che incontrare una come te. Là fuori? Dove? Oh, Ivan, dai, stasera c'è la finale, su. Ragazzi, stasera la butto dentro. Sicuro. Ciao, ragazzi. Bene. Allora, ragazzi, mi raccomando, attenzione alle diagonali. Sarà la nostra arma vincente. È chiaro? Mister, ma io dove sto? Vicino a me. Cioè, dalla parte della mia panchina. Ok. Passiamo le mani. Dunque, la 5. La 6. Dunque, questa è tua. Dunque la 2. Questa. La 9 è per te. La 7. No, Ivan, no. La 7 è per lo zoppo, è guarito. Tocca a lui. Stefano, ma è la finale. Appunto, Ivan. Non posso fare preferenze. Ivan, ho l'obbligo morale di schierare la formazione migliore. Ma l'amicizia dove la metti, scusa? In panchina, così vi tenete compagnia. Su. Forza, ragazzi. Gli episodi precedenti. Immagino di avere la sfortuna di parlare con mia madre. Sono venuta per guarire la nostra famiglia, per riparare agli errori del passato.